Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Domenica mattina, ore 11, sto portando Nalina a fare le sue cosucce e niente, ho deciso di fare questo vlog. Come sapete qua siamo in lockdown, zona rossa, tutta Italia è in lockdown, però ci sono delle fasce, delle zone arancioni, gialle, quindi un pochettino più, o restrizioni un pochettino meno drastiche, invece qui sono piuttosto drastiche. Non è, sto notando che non è un lockdown come l'altra volta. Ci sono comunque delle attività aperte, sicuramente un pochettino più, come se l'Italia fosse un pochettino più preparata rispetto a prima, ma è comunque una situazione un po' pesante, quindi ci adeguiamo, insomma, che dobbiamo fare? E niente, tra l'altro a casa stiamo sistemando un po' tutta casetta perché voglio farvi l'home tour. E niente, inizio questo nuovo vlog, anche se non faremo nulla di che. Stiamo sistemando e riordinando un po' casetta perché cerco di girarvi l'home tour che mi chiedete da anni e cercherò di pubblicarlo oggi, appunto che è domenica, quindi domenica sera. E voi invece questo vlog credo lo vedrete martedì pomeriggio. Comunque sto cercando di riprendere con la programmazione normale. Scusatemi, sono saltato sabato, ma cioè ieri, ma proprio non ce l'ho fatta a pubblicare nulla. Capello arruffato perché ieri sera li ho lavati, ma non avevo la forza di stirarli, ma semplicemente perché era tardissimo, quindi mi sono fatta doccia e capelli più o meno dopo cena, praticamente verso le 22, quindi anche per non svegliare la bimba ho evitato. E niente, adesso torno a casa, sistemiamo un po' casetta, così vi faccio l'home tour. Oggi bellissima giornata, tra l'altro c'è qualche nuvolettina, ma c'è comunque il sole. Ne ho approfittato per fare un bel lavaggio di lenzuola, stenderle fuori, fargli prendere un po' d'aria. E stiamo facendo anche già un'altra lavatrice di tutte le cosine nuove che avevamo comprato perché erano in coda per essere lavate, perché avevamo altre cose più urgenti da lavare. E quindi insomma, oggi giornata lavatrici, giornata sistemaggio, giornata home tour. So che sarete contentissime perché è tipo anni che me lo chiedete. Finalmente ho deciso di farlo, di fregarmene un pochettino, ho deciso di accontentarvi. E niente, ora vado a casetta e tiro sulla mascherina perché c'è gente. E niente, ci vediamo dopo. Momento pranzo. Allora, sto scaldando questo sugo di cozze alla tarantina. Qua ci sono gli spaghetti per Ricky e invece noi, tra l'altro, le cozze sono queste. Le abbiamo già provate una volta, amore, confermi, sono buone. Buone. Le abbiamo prese da Eurospin a 2,99 euro in offerta speciale, però sono ottime, si trovano anche in altri supermercati tipo il PAM, le abbiamo viste anche lì, penso anche al Carrefour. E invece noi ci finiamo, dunque Federico vuole i noodle, quindi sono qua per lui e I suoi i amati. suoi amati noodle, attenzione, e io e Alessandra ci finiamo gli agnolotti, che ho fatto 1 chilo di agnolotti ieri per farli tutti, quindi ce li finiamo con il ragù. Ragazze, volevo dirvi che ho assaggiato il caco e mi piace, anche se la sensazione è da brivido. È viscido, ma saporito. Ma fa ancora. Ma Bubi, Hakuna Matata. che dolce poesia. Senza pensieri. Ah, no, basta, è troppo viscido. Ma sì, va, facciamo il bis. Ciao!
giocare a questo gioco qua che ho trovato da Universo Bimbo, ma pochissimo, mi pare sui 6 euro, 6,50 euro, ed è un gioco veramente veramente bello che ci sta piacendo un sacco. E subito pensavo fosse tipo un memory, invece è particolare, nel senso che si hanno tutte queste famiglie, Quelle già levate. più quelle già elevate, vabbè, non importa, comunque ci sono delle famiglie e ci sono tre o quattro tipologie di gioco, molto molto carino, ve lo consiglio, soprattutto se siete amanti delle carte, dei giochi da fare in famiglia tutti insieme, molto molto carino. Secondo me più si è e più è bello questo gioco. E noi già in tre comunque ci divertiamo. Era amore. E niente, quindi vediamo un po' chi vince. Cerchiamo di essere veloci. Tappo. E vedi, non ti Dai, chiappi un'altra Fede, ti devi sfida. prendere. E devi tirare te la Mi mano. viene, Comunque, qua scusa. c'è la famiglia. Cioè, io c'ho un. Ma forse la sfida più grande di tutte è sfidare le acque ghiacciate dei fiordi artici norvegesi. Ma lo sapete? Domani giorno speciale. Sapete che giorno è domani? È giorno speciale, È ho giorno detto io. speciale. Ho detto già io. Ma che giorno è? È il mio non compleanno. È il mio non No, compleanno. è È il mio. suo non compleanno. È il mio. È il nostro Vabbè. anniversario. Già. Ma smettila, che in realtà è lui che me l'ha ricordato, ma dettagli. Piccolo Ogni scoprire. giorno, ma amore, ma tra 3 giorni è il nostro anniversario, ma amore, ma tra 2 giorni è il nostro. Finito? E quindi. Peccato che anche a sto giro siamo bloccati in casa. Guardate che pigiama figo. Da supereroe. Ecco, Iron Man. è Bubi che si sveglia. Vai a Gabbana. prendere Bubi, che così arriva anche lei ed è contenta. E poi così mi vedete anche meglio, perché sono un pochino contro luce. Lo dicevo che questo è un po' il vlog della speranza, della disperazione e della speranza. Nel senso che non so proprio più cosa mostrarvi, perché non ho grandi novità. Abbiamo sistemato veramente tanto in casa, non abbastanza da fare l'home tour, infatti non l'abbiamo girato oggi, probabilmente lo gireremo domani quando i bimbi sono a scuola, così siamo più tranquilli. Ehi, Sonnecchiona, guardate chi è arrivata. Oh, mannaggia, mannaggia, guardate un po' chi c'è. Ma togli sto ciuccio, dai, che siamo grandi. Fai un ciao. Fai ciao. No, vado da papà. Ecco, Vuoi prendere i papà. biscotti? Sì. No, vuole le mie ciabatte. È in fissa con le ciabatte sta bambina. È Io ho una ciabatta dipendente. una ciabatta dipendente. Tutti i tipi di ciabatte, qualsiasi cosa. Lei deve. Ciuccio, ciuccio, ce l'hai già. Biscotto al massimo. Biscotto! Vai con papà a prendere un plasmon. Ma c'è altro. No, mi aspetti qua. E quindi boh. Non sappiamo più cosa farvi vedere, se non la cena di stasera, che non so manco lì cosa prepareremo. Dici niente. Dico niente, non sappiamo ancora cosa mangeremo per cena. E Benissimo. quindi boh. Allora, stiamo guardando questo sorta di documentario interattivo, nel senso che è carino se avete bimbi dell'età più o meno di Federico, così 6-8 anni, si deve fare una scelta, quindi bisogna scegliere
quale delle due opzioni ti possono far sopravvivere. Io l'ho ucciso. E lui l'ha ucciso facendolo mangiare da un lupo. Ah. E niente, è così. Comunque, se vi può piacere, lo trovate su Netflix come... Scuola di sopravvivenza. Scuola di sopravvivenza, già mi ero scordata il titolo, perfetto. Sto facendo un simpatico test che si può fare, diciamo, sui social, no? Dove la persona mette sì, ciao amore. E ciao. Dove la persona mette appunto quello che... è la propria scelta personale e si vede tramite amici, parenti, eccetera, quanto ti conoscono. E sto facendo quello di Ricky. Ci tengo a dirvi che lui su 100 punti su di me ne ha azzeccati 12. Madonna mia, che 100 punti era il totale. Ah, 20, scusate, su 20 12 punti azzeccati. Madonna mia. Non ho trassato. Sta parlando dal cesso, tra l'altro. Specifichiamo. Allora, cosa preferisce Ricky? Shopping online o shopping tradizionale? Io penso tradizionale perché è vecchio. Ma come shopping online? Ma quando che non lo fai mai? Ma quando? Vabbè. Cosa preferisce Ricky tra dolce e piccante? Piccante, infatti era giusta. Se la casa è a fuoco, qual è l'unica cosa che Ricky porterebbe con sé? Ovviamente il cellulare, cioè piuttosto perde il portafoglio. A Ricky cosa piace di più, abbracciare o baciare? Abbracciare. Cosa vorrebbe mangiare Ricky? Torta o crostata? Torta. Figuriamoci. Ma che tipo di giochi gioca Ricky? Ah, no. Giochi al telefono, ho vinto! Madonna, quanto lo conosco. Qual è la bibita preferita di Ricky? Io non ho trassato. Come io te. Non ho trassato. Io non ho trassato. No, Ricky, lo voglio fare anch'io. Io non ho trassato. Sei tu che non mi conosci. Hai trassatissimo. Tu non mi conosci. Hai trassato. No, non ho trassato. Poi, qual è la bibita preferita di Ricky? Tra tè, caffè, succo, latte, alcol, direi alcol. No, era caffè. Ma vuoi sempre il limoncello? Cosa piace Ricky tra questi due? Io mi auguro nessuno dei due, perché altrimenti... Pazza! Io vado via! Pazza! Quello là! Io dico tatuaggio, infatti, perché lui ce l'ha, quindi non avrebbe senso. Ricky preferirebbe guardare un film d'azione o un film romantico lui, film d'azione. Cosa è più importante per Ricky, l'amore o i soldi? I soldi? No, l'amore. Vediamo se è meno male. Ma non è così tanto cattivo. Anche se in teoria dovrebbero essere più importanti i soldi, se no non si mangia. Poi, cosa sceglierebbe Ricky, rose o Giglio? No, rose, infatti. Cosa preferisce Ricky, rasato o con la barba? Lui si piace di più con la barba, mi auguro sia su te stesso perché se no mi preoccupo. Con la barba, infatti. Cosa preferisce fare Ricky, cantare o ballare? Cantare, anche se è una carampana. Oddio, mi sto sparando. No, però ballare non gli piace. 16 su 20. Perché io ho fatto le risposte giuste. Non 12. Non ho trassato. Trassona, trassatrice. No, è che tu non mi conosci. Trassevole. Sì, vabbè. Crostata o torta? Crostata. Ma da quando in qua? Ma mi piace la crostata. Sei sempre lì a lo sei da sempre. Dei canti d'inverno. No. Lo sai da sempre che mi piacciono le torte croccanti. Le torte? Torte? Crostata. Crostata del cavolo. Sei tu che sei una crosta di una crostata. L'inverno che ma lo sai da sempre, no, lo sai da sempre che mi piacciono le mezze stagioni. Mentre il mancanino fantasioso no, esistono l'autunno e la primavera, te lo dico tutti gli anni. Non è così. E non hai sbagliato solo quella. Adesso vi dico tutte quelle che ha sbagliato. Non è così. Adesso io dico la verità. Perché è ora di dire la verità. Ah no, questo è il tuo. Porca miseria.
Allora, cosa sceglieresti mare e azzeccato? Cosa preferisci, carta di credito contanti? Ha messo contanti? Ma che io non prelevo mai, io ho sempre sto cavolo di bancomat per qualsiasi perché cosa. Perché ti dimentichi una volta 6-4 anni di prelevare. Ma smettila di giustificare le tue inadempienze. Poi, come ti piace portare i capelli lunghi, azzeccato. Preferisce shopping online, ha messo online quando sa benissimo che mi piace andare per negozi. Se una persona nota, sì, ma adesso non si può andare. Mi ha scritto che preferisco l'uomo rasato quando gli dico sempre che mi piace quando tiene un po' di barbetta. Te lo dico sempre! Mi rompi le palle anche perché è così! No, così è troppo lunga, un pochettino meno, ma sempre un po'. No. Così è troppo lunga? Sì, è troppo lunga. Sta meglio quando ce l'ha appena, mi piace di più, ma c'è sempre un po' di barbetta. Poi. Che amarezza. No, che amarezza lo dico io. Io, se mette a fuoco mi fa un favore. Ve li leggo io perché sennò non mette a fuoco le scritte. Cosa usi di più, Instagram? Azzeccato. Cosa scegli, penna o matita? Messo penna. Io ho messo penna, sì. Cosa preferisci bere, caffè caldo? Azzeccato. Pioggia o neve? Pioggia. Non mi puoi cadere sulla pioggia, lo sai che io amo. Sì, ma io amo la neve, lo sai che sogno un Natale con la neve. Sei trassante, sei trassevole, trassi. Cosa preferisci, l'uomo col tatuaggio? Ok, preferisci torto o crostato? Ha messo torto, invece era crostato. Cosa ti piace fare, paracadutismo? Attento. Hai azzeccato il gelato preferito. Tra qual era? Non me lo aspettavo questo, perché è toffi e non pensavo lo sapesse. L'unica cosa che porterei con me, cellulare, non è pazzo e sta giocando con la bambina. Puoi mantenere un segreto? Sì. Che tipo di tempo preferisci, inverno? Invece non era inverno, era autunno. Aiola. Gli ho detto che ha una mira di M e non se ne fa una ragione, continua a lanciare cose. C'è la bambina! Amore! Tu sei scemo! Aiuto! Amore, accogli tutto sto casino, cretino! Cioè, guardate che casino che ha fatto! Per dimostrarci semplicemente che è una mira di M, perché... Ancora! E non mi hai azzeccata, manco con un colpo! Dio santo! Per cena, alla fine facciamo questi filetti di salmone selvaggio che abbiamo preso da Eurospin, anche questi li abbiamo già provati, sono molto buoni. Quindi potete andare sul sicuro. Ce ne sono due per confezione e poi ho messo su i fagiolini. Cenetta quasi pronta, non sentite il grande orso che brontola alle spalle? Wow, wow, wow! Sì, è cenetta tutto... Cenetta preparata è da tutto... chi? Da chi? Chi è che l'ha preparata? Io! Ah, già. Ecco. Sì, è tutto imbarazzato perché ha fatto 12 su 20. Neanche 12. Un po' perché è grasso. No, io non l'ho trassato. Ha trassato. No, te non mi conosce. Ha molto, molto semplice. Ha trassatissimo. Sì. Ma lui spara a caso così, se va a fortuna, va a fortuna. No. Sì. Vabbè, io andrei perché altrimenti... Vai. No, vai tu. Ho sputato. Sputa anche, l'ama. Cos'è? Bubi è una monella. Stasera ci sta facendo i capelli bianchi già 30, ma tutti bianchi, perché bianchi li ho già. E sfonda la porta. Vabbè. Ma avete presente nei film quando vengono legati, fermi? Sei al buio, devi venire qua. No. Ecco. Finirà in questa maniera. Ma smettila! Ma smettila! Detto ciò? E tu hai trassato. Hai trassato, smettila. Perché lo sai, devi solo ammetterlo. No, sei tu che non ti ricordi le cose. Tu non mi conosci! Confessa! Tu non mi conosci! Devi confessare che hai trassato. Da quando in qua più la neve. Smetti di toccarmi! Ma ti trovi?
droghi. Sì. E io? No, no, già fare attenzione. No, non mi drogo, è tutto a posto, tutto bene, vabbè. No, ci si droga solo di pace, amore. Vai, amore. Di love, love. Di love, love. Mi ha pizzicato il... Non si dice. Vabbè, ragazze, la banda di matti vi saluta. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Andiamo a cenare e lei grassa! Ciao belli! No!